Sì, siamo al lavoro, siamo ripartiti con entusiasmo. C'è stata questa chiamata di una società importante come il Tegoleto, che è in un momento un pochino di leggera difficoltà. Speriamo di venirne fuori il prima possibile con lavoro e soprattutto con la mentalità giusta. E il gruppo, come l'hai trovato? Ma il gruppo io l'ho trovato motivato anche perché Avantario ha sempre lavorato bene. Qui c'è stato qualche problemino di risultato, come purtroppo capita nelle stagioni che non sono tutte uguali. È venuta fuori questa decisione che ha preso la società. Il gruppo è in salute, ha voglia di fare, è molto giovane e penso che se ne possa venire fuori con tranquillità. La categoria tu la conosci molto bene. Sì, la prima categoria è diventata la promozione, perché a parte i derby, a parte la vicinanza tra tutte le squadre, qui poi si è alzato molto anche il livello, perché Sansovino, Montagnano, Alberoro, Bibbiena, Subbiano sono squadre che sono già quadrate, pronte a fare anche il salto di categoria. E quindi adesso testa al prossimo avversario, a riprendere, Sì, a cominciare questo 2020 nel migliore dei modi. andiamo a affrontare un Val di Chiana che ha fatto un finale di stagione, di anno buonissimo. Ha dei giocatori importanti, in cui anche hanno degli obiettivi molto importanti, quindi noi andiamo con la nostra umiltà, cercando di fare il nostro gioco, di preparare la partita nel miglior modo possibile, di portare a casa un risultato positivo. Questo con il gruppo ci arriva al completo o c'è qualche defezione? Ma per ora siamo tutti, a parte qualche acciacco che abbiamo lavorato sodo in questa sosta, anche se si è stata molto corta rispetto agli altri anni. Però penso di recuperare tutti al meglio e avere la rosa al completo. Per quanto riguarda il mercato, solamente un innesto. Sì, perché la squadra c'è, ripeto, è giovane, però sono ragazzi volenterosi, bravi. Abbiamo un centrocampo e un attacco che molte squadre lo vorrebbero. Noi calcoliamo che ho finito domenica la partita Montagnano con 3-2001 in campo, però sono 2001 che hanno anche calcato campi di eccellenza in cui hanno un pochino da migliorare sul lato dell'esperienza, perché ripeto, come si conosce tutti, questo campionato di prima categoria, l'esperienza è la forza delle squadre. Domenica non è andata benissimo, partiti un po' con il freno a mano tirato, poi dopo abbiamo finito in crescendo, dopo c'è stato quel rimpallo sfortunato in area di rigore che non ci ha concesso di portare a casa un risultato positivo, che sarebbe stato un'iniezione di fiducia per la mia squadra importante. Però andiamo avanti e andiamo a far punti a Cesa. Grazie e buon lavoro. Grazie.